prosegue la guerra in Medio Oriente. Decine di persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Jabalia, a nord della striscia di Gaza. Lo riferisce la rete televisiva satellitare Al Jazeera. Le immagini mostrano i residenti che usano le mani nude per salvare i sopravvissuti da sotto le macerie, mentre altri scoprono cadaveri, tra cui un bambino senza vita il cui corpo sembra essere fatto a pezzi, riporta Al Jazeera. In Alta Galilea invece un'esplosione si è verificata in seguito al lancio di colpi di mortaio e di un razzo anticarro. Lo riferiscono i media, secondo cui l'incidente è avvenuto presso il villaggio di Beit Hillel, a breve distanza dal confine con il Libano. Prime informazioni indicano che un veicolo è stato danneggiato. Appello del Papa durante l'Angelus per fermare la guerra in Medio Oriente, dice Bergoglio in un messaggio letto da Monsignor Braida. In Israele e Palestina la situazione è grave, addolora che la tregua sia stata rotta. Ciò significa morte, distruzione e miseria. Molti ostaggi sono stati liberati, ma tanti sono ancora a Gaza. E poi aggiunge: pensiamo a loro, alle loro famiglie che avevano visto una luce, una speranza di rintracciare i loro cari. A Gaza c'è tanta sofferenza, mancano i beni di prima necessità, ha proseguito. Auspico che tutti coloro che sono coinvolti possano raggiungere al più presto un nuovo accordo per il cessato il fuoco e trovare soluzioni diverse rispetto alle armi, provando a percorrere vie coraggiose di pace.